Buongiorno, vediamo ora le previsioni per il weekend del 20-21 luglio sul Piemonte. Cominciamo guardando la situazione sull'Europa per sabato. Sulle regioni europee centro-settentrionali vediamo la presenza di un minimo depressionario che convoglia sul Piemonte correnti umide da sud-ovest in quota. A questa struttura depressionaria è associata aria più fresca che va ad infiltrarsi sul Piemonte aumentando l'instabilità. In dettaglio quindi ci attendiamo una giornata perturbata, con rovesci e temporali moderati o forti, dapprima in mattinata sui settori settentrionali, per poi andare ad interessare tutta la regione nel corso del pomeriggio, a carattere sparso ma sempre molto intensi. Ad essi potranno essere associate grandinate e forti raffiche di vento. I venti sabato si disporranno dai quadranti meridionali in montagna di intensità moderata, localmente forte sui settori meridionali alpini, soprattutto al mattino. Sulle zone pianeggianti invece saranno deboli da nord-est. Nel corso del pomeriggio la ventilazione è attesa in generale attenuazione. Lo zero termico è previsto stazionario sui 3700-3800 metri. Le temperature diminuiranno sia nei valori massimi che in quelli minimi. Domenica il minimo depressionario si avvicinerà ulteriormente alla nostra regione. Sul Piemonte avremo quindi nuvolosità irregolare già dal mattino e dalle ore centrali della giornata andranno a formarsi temporali e locali rovesci sui rilievi che potranno interessare anche le pianure nel pomeriggio di intensità debole o moderata. La ventilazione è attesa generalmente debole a tutte le quote, da sud-ovest sui rilievi meridionali e dai quadranti settentrionali sui restanti settori alpini, altrove di direzione variabile. Lo zero termico è atteso in lieve diminuzione sui 3600 metri. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione sia per le minime che per le massime. E con questo è tutto. Per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo consigliamo di consultare il nostro sito o le nostre app. Un saluto e buon weekend!